Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, inizia la sua carriera televisiva a Telemonte Carlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991-1992, al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel quale, svolgendo il ruolo di valletta, forniva alcune statistiche del campionato di calcio in corso di svolgimento, sullo stesso canale. Dal marzo 1992 prende parte al programma Per ragazzi amici mostri e nella stagione 1992-1993 conduce insieme a Umberto Smaila il Varietà 93. Nel 1994 appare in Rai affiancando Gigi Sabani a Il grande gioco dell'oca su Rai 2. La bella Alessia Marcuzzi, mentre si trovava in vacanza, nel camminare su alcune rocce al mare, purtroppo è caduta, procurandosi diverse escoriazioni e tagli con il sangue. Da persona particolarmente simpatica, ha subito voluto sdrammatizzare l'accaduto sui social, sebbene il dolore e lo spavento siano stati tanti. Sdraiata sul lettino la Marcuzzi ha postato nelle storie due foto che ritraggono le sue gambe ferite e piene di lividi. A tal proposito, ha voluto chiedere aiuto ai suoi follower, per sapere se esistono rimedi che possano far sparire quei segni velocemente. Vedere queste immagini, senza conoscerne il motivo, è stato il motivo che ha visto scattare sull'Attenti i tanti fan di Alessia Marcuzzi. Un sostegno che si è allargato ancora di più, dopo aver visto le foto che la ritraggono insieme all'ex marito Paolo, dopo aver annunciato la separazione lo scorso settembre.